Allora, nuovo appuntamento con la rubrica Cuore da Ex, e abbiamo con noi oggi un ex della stagione 2006-2007, cioè Davide Desideri. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ricordiamo tutti il tuo campionato, diciamo che è stata una meteora, ma veramente che ha scosso i cuori dei tifosi della Samp, perché quella stagione, soprattutto il girone di ritorno, la squadra era veramente uno spettacolo. E tra i protagonisti di quella squadra, oltre a Daniele Morante, Bomber Principe, c'era Davide Desideri, che in 18 partite ha fatto 7 gol, quindi la media non era proprio da buttare via, calcolando che è un centrocampista per quanto offensivo. E poi la stagione si concluse un po' anzitempo perché ci furono problematiche relative al rinnovo del contratto e, se non sbaglio, Davide fu messo fuori rosa. E poi venne ceduto al Bari, purtroppo, quindi l'esperienza a San Benito si concluse molto velocemente. La prima domanda è: che cosa fa oggi Davide Desideri? Dove vive? Di cosa si occupa? Se è ancora nel mondo del calcio oppure ha abbandonato questo mondo, diciamo? Allora, no, sicuramente non l'ho abbandonato, anche perché, come poi ti dirò anche più tardi, nel 2013 mi hanno scoperto un tumore e quindi la mia vita è cambiata totalmente e ho dovuto, diciamo, rinnovare completamente Priorità. la vita. Sì, le priorità, ma anche appunto, cioè da che mi pensavo giocatore, sono diventato poi un allenatore. Ho fondato un progetto di calcio educativo che è abbastanza innovativo, dove cerco di aiutare i ragazzi a crescere un po' da tutti i punti di vista, non solo tecnico e atletico, ma anche dal punto di vista dell'intelligenza emotiva. E si chiama Educalciando questo progetto. Ormai ho scritto tante pagine, l'ho presentato allo Stadio Olimpico di Roma, al CONI, e niente, adesso nell'arco di una settimana diventiamo società, però ormai alleno i ragazzi già da un paio d'anni, anche tre, e poi oltretutto li aiutiamo anche a trovare squadra. Ragazzi di che età? Di Allora, che... io tratto solo ragazzi dai 12 fino ai 20, perché prima non sono ancora consapevoli del tutto di quello che appunto di quelle che sono le loro potenzialità, i loro punti di forza e di debolezza. Ho incominciato questo progetto con Francesco Carbone nel 2014, che voi conoscerete bene perché abita a Grotta a Mare, è stato un mio ex compagno di Foggia. Abbiamo iniziato insieme questo progetto, anche se era mio, però lui mi ha dato una grande mano proprio sul campo. Sono venuti fuori dei bei risultati e che abbiamo continuato a sperimentare con anche ragazzi di Torino, ma anche di altri paesi. E devo dire che per il momento, per i ragazzi che sono molto ricettivi, perché poi ci sono anche ragazzi che non hanno magari motivazioni giuste, eccetera, tutto, ma per chi è ricettivo e per chi vuole, ha voglia di imparare, i frutti si vedono Ma quindi abbastanza. No, parliamo di calcio a livello amatoriale, oppure poi qualcuno riesce, di giovanissimi riescono magari a entrare in qualche settore giovanile o di prime squadre, così. allora, Cioè, è appena nato, però diciamo l'obiettivo è quello. principalmente oggigiorno mi vengono ragazzi che poi aspirano a diventare calciatori. Quindi, di conseguenza, per esempio, un ragazzo, ti faccio un esempio, un ragazzo che ci credevano un po' in pochi, diciamo, quando me l'hanno dato, nell'arco di un paio d'anni l'ha cercato il Cosenza, è andato a fare il provino e è andato benissimo, ha fatto 5 gol in partitina con quelli della sua età. Nella partita amichevole, tutto, e quindi adesso, appena riaprono le frontiere, andrà di nuovo lì a Cosenza. E quindi altri ragazzi si sono andati a fare provini in interregionale piuttosto che in eccellenza, quindi comunque sempre orientati a
Quindi tutto in due fate questa cosa, no? Cioè tu e l'altro tuo ex collega, ex calciatore? Francesco sta a Grotta Mare adesso, quindi okay. Non, concretamente. Però quest'estate faremo degli stage a San Benedetto. Li faremo e quindi poi ci sarà anche la sua presenza, probabilmente anche quella di Ugolotti, che può fare poi insomma un po' il supervisore tecnico. Diciamo. Ok, quindi veramente un progetto interessante, sinceramente è la prima volta che sento qualcosa del genere, più che altro si sente disvincolati o cose, ma sempre legati alla federazione o team, marche, così, giocatori svincolati, però progetto del genere mi sembra abbastanza innovativo, quindi hai trovato la tua strada, mi dispiace per il tuo problema, del quale ero a conoscenza, però l'importante è che adesso stai bene e che hai trovato la tua strada. Tu sei arrivato a San Benedetto, la voce comune è che sei arrivato tramite un'email, o meglio, la chiacchiera, la vulgata popolare è che Davide Desideri è arrivato a San Benedetto tramite un'email, anche perché nell'arco della carriera aveva sempre militato in Piemonte con squadre, diciamo, di serie D, eccellenza, quindi categorie minori. È vera questa cosa oppure no? Cioè, c'è del vero? Avevo anche militato in C2, ho fatto 2 anni di C2 con la Biellese, quando avevo 20 anni. La storia dell'email è vera solamente in parte, quindi un po' strapolata dalla realtà, perché mio padre mandò questa mail, tra l'altro senza dirmi niente, tra parentesi, perché forse aveva paura che mi sarei un po' arrabbiato, perché a me non è che piacciono molto queste cose, ma in realtà io riuscii ad ottenere il provino grazie a Mario Vespasiani, che è appunto il pittore abbastanza famoso di Ripa, che tramite una sua conoscenza conosceva il direttore Molinari, e mi concessero un provino lì a Sant'Arcangelo di Romagna. E quindi, quando pare, andò bene, visto poi come è proseguita la stagione. Quindi... Sì, andò bene. Dopo i primi 3 giorni, Pavone già mi chiese, non riusciva a capire come mai avevo fatto al massimo la C2, e io gli dissi, non lo so, questo gli ho detto i lavori. E quindi poi sei arrivato a San Benedetto e in quella stagione hai realizzato 7 gol. I gol che almeno io personalmente ricordo di più sono quelli della doppietta all'Ancona, dove tremava praticamente lo stadio, però non so tu quali sono, ce n'è uno che ricordi particolarmente di quei 7 gol? O una partita che ricordi? Ci sono 3 momenti molto emozionanti, che sono stati molto emozionanti. Uno, appunto, la partita con l'Ancona, dove feci appunto doppietta, e per me era un po', diciamo, l'inizio di una carriera magari un po' più promettente. Poi anche quando feci il gol a Cava dei Tirreni, quel gol a giro. E infine quella famosa partita contro la prima in classifica, contro il Ravenna, dove feci di nuovo doppietta, anche lì c'erano dei miei amici a vedermi, e quindi lo stadio pieno, e anche quello fu una grandissima emozione per me. Tu sei legato ancora con, mi sembra aver capito, Ugolotti? Sì, me l'hai praticamente detto, con qualche compagno di squadra di quel periodo, di quella stagione? Con Daniele Morante ci sentiamo spesso. Loviso, anche con Massimo Loviso, ma anche altri ragazzi, Pietro Variale, piuttosto che Marco Iovine, insomma. Quindi diciamo ce ne sono diversi. Però comunque tu sei legato alla zona di San Benedetto, comunque alla Samb, mi sembra aver capito, perché hai origine di Ripa Tranzone, giusto? Sì, mio papà è di Ripa Tranzone. E ho tutti i parenti, i cugini lì, quindi vengo ogni anno, insomma. E invece, per quanto riguarda il mister, quindi mister Ugolotti, che cosa ti ha insegnato, visto che ancora lo chiami, diciamo, a far parte, quindi a insegnare a sua volta ai ragazzi? Devo immaginare che ti abbia lasciato il segno, non solo e non esclusivamente per quella stagione, qualcosa deve averti inculcato anche a livello personale, immagino, no? Ma io credo, la prima cosa che mi ha trasmesso il mister è stata comunque una grandissima rettitudine morale,
che non è facile avere in certi ambienti, perché comunque spesso e volentieri i mister scendono a compromessi e tutto quanto. Lui non scendeva a nessun compromesso e a volte forse è stato anche penalizzato per questo. Un po', diciamo, mi rispecchiavo un po' in questo tipo di atteggiamento. Ok, hai qualche rimpianto per come è andata la tua carriera? Perché poi adesso ne parliamo, però dopo l'esperienza alla Samba, lì a parte la cessione che adesso ne parliamo, però sei andato al Bari dove tra l'altro avevi come allenatore prima un espertissimo come Materazzi e poi hai avuto un certo Antonio Conte che adesso è all'Inter con stipendi faraonici. Si vedeva già da allora che avrebbe potuto far carriera, oppure magari perché l'andamento di quel campionato, io adesso ho ricostruito un po', non fu neanche dopo il suo arrivo, non fu nulla di straordinario, eppure poi la carriera parla per lui. Tu che rapporto avevi con lui? Perché ho visto che non giocavi moltissimo, però ti è capitato anche di segnare un bel gol contro la Triestina. Ma io di Antonio Conte non posso far altro che parlare bene perché lui fu una persona che ne dicano le persone, cioè quelli che non lo conoscono bene, successe questo che mi misero addirittura fuori rosa per scoraggiarmi, per spingermi ad andare via. Nonostante io avessi 3 anni di contratto e volessi comunque rimanere e cercare di dare il mio contributo lì, e Antonio Conte, vedendo come mi allenavo, si mise in mezzo e mi fece rientrare in rosa, mi fece tornare, diciamo, nelle dinamiche dello spogliatoio e mi diede la possibilità di giocare e tutto, ma fu una presa di posizione molto, molto netta la sua. Sì, infatti guardando i tabellini non riuscivo bene a capire perché a un certo punto del campionato sei sparito anche dalla panchina, adesso mi è chiara la motivazione. Poi segnasti un bel gol, l'unico purtroppo contro la Triestina, veramente un gol notevole, un pallonetto. Prima di arrivare a Bari però ci fu la cessione appunto dalla Samb al Bari che fu veramente una sorta di telenovela, successe un po' di tutto. Con una conferenza stampa in un bar, adesso non ricordo bene quale, a San Benedetto, dove tu, diciamo, sei stato costretto a spiegare le motivazioni di questa scelta, perché mi sembra di ricordare che avrevi espresso chiaramente l'opinione di non voler lasciare la Samba, a meno che, lo capisco anche, vista l'età, che non eri più neanche giovanissimo, o comunque era la prima opportunità vera dopo la Samba. Di non lasciare la Samb qualora le offerte arrivassero solo alla Serie C. Poi arrivò il Bari, però venisti messo fuori rosa perché la società non era a conoscenza della cessione, o meglio, questo è quello che i buon tormenti all'epoca ci fece arrivare. Com'è andata in realtà la questione? Allora, Raio, Molinari e Pavone insomma, mi parlarono dicendomi che avevano intenzione di rinnovare il mio contratto, ma non mi hanno rinnovato il contratto, avevano intenzione di farlo. E io molto chiaramente e molto... Tu avevi un anno di contratto, tanto per capirci, Sì, giusto? avevo un anno di contratto, molto serenamente io dissi, guardate, io alla Samb rimarrei volentieri, a meno che, siccome ho 26 anni, non mi arrivi un'offerta di categoria superiore, e di offerte me ne arrivarono tantissime quell'anno, ma proprio tantissime, sia di serie A che di serie B, perché poi scoprì dopo 8 anni che c'era anche il Palermo di serie A, il Catania che mi voleva, eccetera, eccetera, ma non mi dicevano, ma non mi avevano detto niente. Ah, quindi erano arrivate offerte alla società, ma tu non eri stato messo a conoscenza, quindi. No, Giusto? No. alcune mi arrivarono direttamente. Ok, non avevi un procuratore? Scusami, è la domanda. Ah, ecco. Nessuno, non avevo Perfetto. nessuno. Una mosca Io bianca, notevole, di sì, questi una tempi. mossa bianca, esatto. Sì. Vabbè, ma anche perché arrivavo da categorie inferiori e tutto, quindi non Sì, oddio, avevo. guarda, qualcuno cioè, non ricordo chi, nelle recenti interviste che ho fatto, mi diceva che aveva problemi nei settori giovanili perché a 13 anni, 14 anni, adesso hanno già i procuratori, ragazzi, quindi il tuo atteggiamento è notevole, tu me lo confermerai magari se lavori con i ragazzi, però torniamo a noi. Quindi non ne sapevi nulla,
Dopodiché il 24 di aprile, un procuratore che mi aveva contattato in precedenza mi dice che c'è il Bari a San Benedetto che è venuto a parlare con me. Invece aveva già il contratto in mano. Ah, ok. Però io prima di firmare, mi impuntai, dissi voglio telefonare al direttore, al presidente e al direttore sportivo per informarli di questa cosa, tutto quanto. Il presidente non mi rispose, mi rispose Molinari dicendomi che potevo tranquillamente firmare, cioè, perché comunque sapeva già tutto. Ok. Ma in realtà poi Mauro, ti dico la verità, io 8 anni dopo sono venuto a sapere la verità, che tutti quanti sapevano che ero stato venduto, ero stato ceduto per 1.200.000 euro, ah, l'ho saputo dopo 8 anni, l'ho saputo questo. Vabbè, ma visto com'è andata poi la successiva stagione e la Samba con i tormenti, la fine che ha fatto non mi meraviglia. Molinari ha fatto sempre un grandissimo lavoro, quindi non posso dubitare della sua professionalità. Sui tormenti mi permetto di magari, con tutto il rispetto anche per loro, però qualcosina devono aver sbagliato, e questa magari è una conferma, perché se tu non ne sapevi nulla, insomma, è una cosa, un comportamento, diciamo, quantomeno anomalo o discutibile, perché tu sei parte in casa, per cui avresti dovuto sapere che c'era questa situazione. Quindi poi sei stato ceduto e la Samba è andata così. Tu con la società che rapporti avevi, quindi con Tormenti? C'erano presenti, visto che poi è andata a finire molto male, come saprai, con il fallimento della Samba, il passaggio a Spina che poi non si è concretizzato e la retrocessione in eccellenza con il fallimento. Com'erano i rapporti? Comunque la gestione era regolare, era precisa, oppure magari già si cominciava a intravedere qualche problema? A parte questa situazione tua. A livello di pagamenti, intendi dire? Sì, pagamenti o gestione anche della società. No, i pagamenti erano regolari, almeno per quanto mi riguarda erano regolari, non ho avuto nessun problema da quel punto di vista. Poi, ovvio, cioè, io più che altro mi relazionavo con Pavone, perché comunque era quello che mi aveva voluto, e lui ci rimase anche male, ma io lo capisco, nel senso che comunque da un certo punto di vista aveva anche ragione. Perché certo, comunque io non mi rivolsi a lui nel momento in cui mi cercavano diverse società. Però anche lui non mi ha informato di quello che stava succedendo dietro le quinte. Diciamo che c'è stato un po' di incomprensione o malintesi o magari frasi dette e non dette o un po' tutte e due, probabilmente a distanza di tempo ti dico onestamente che anch'io avrei potuto comportarmi diversamente e andarlo a informare, perché comunque lui mi aveva voluto, eccetera, eccetera. Okay. Come anche lui avrebbe potuto parlarne con me, insomma. E abbiamo sbagliato forse entrambi a non chiarirci. Ok. C'è mai stata la possibilità di tornare alla Samba? Perché poi dopo il Bari sei andato al Foggia, mi pare, o qualcosa del genere. Quindi dopo il Bari sono andato... dopo Bari... ho fatto 3 mesi a Lumezzane e a Chieri, perché poi mi ero fatto dopo male. Sì, perché poi mi sono fatto male e poi sono tornato a Foggia, sì. Ok, però non c'è stata mai possibilità di rientrare, diciamo, alla Samba nelle successive stagioni, anche perché io ci ho provato in realtà, Però non c'è stato verso. Ma non più con Tormenti o ancora con loro? Quando non c'erano più i Tormenti. Ok. Quindi parliamo di stagioni successive. Niente, quindi poi è andata così. Poi è andata sulla Cusa in C1. E poi dopo, praticamente, hai dovuto interrompere la carriera per quel problema che dicevamo prima, giusto? Che cosa ti ha insegnato questa brutta avventura che si è conclusa bene, mi sembra aver capito, per fortuna di tutti? C'è stato un insegnamento, un qualcosa che hai imparato da un'avventura brutta, diciamo? Tu intendi dire la mia malattia? Sì, la tua malattia. Allora, in realtà la mia malattia mi ha fatto riscoprire un po' quello che avevo un po' trascurato come miei studi universitari. Infatti il progetto è sottoscritto anche dai docenti universitari di scienze dell'educazione, e mi ha fatto un po' rispolverare
tutte quelle conoscenze e quelle, diciamo, oltre che la mia esperienza fatta sul campo e tutto quanto, ho cercato di mettere insieme un po' i pezzi e sono riuscito appunto a scrivere questo progetto abbastanza Quindi hai ampio. portato a termine gli studi, mi sembra, giusto? Non No, li ho non è ancora. portati a termine perché mi mancano 6 esami, ma Però. sono riuscito a A sfruttare quegli assolutamente. insegnamenti, diciamo, quel background Esatto. di conoscenza per aprire questa associazione e poi buttarti in questo progetto. E, abbiamo verso la conclusione. La domanda di rito che faccio a tutti è: se ti capita di seguire la Samb, o conosci un po' la squadra, l'ambiente, la situazione, è ormai abbastanza compromessa del campionato. Samb è zona playoff, ma è in caduta libera, purtroppo. Conosci, ti è capitato di vedere la partita o segui quando puoi la Samb? Vedere le partite purtroppo no, perché seguo più la Serie A, ma non la seguo tanto da tifoso, cioè sì, sono simpatizzante Juventus, ma seguo più che altro diciamo, le azioni e i gesti tecnici e tattici dei giocatori per poter poi riportare ai miei ragazzi Certo, l'allenatore, determinate. diciamo, un occhio Sì, tecnico. un occhio un po' più tecnico, esatto. Ok. La Samb, certo, sono un po' informato, non più di tanto, so che comunque ha dei progetti ambiziosi, che ha preso giocatori come Maxi Lopez, che comunque non è che naviga in cattive acque. Certo, no, ti acque no, il momento purtroppo è negativo, però Negativo, però comunque. diciamo che ci sono state, non so, magari tu sei a Torino, non lo sai, però ci sono un po' di malelingue come al solito sulla società, un titolo sparato sul Corriere Adriatico, Samb, grana stipendi, poi tutto prontamente svendito perché non ci sono penalizzazioni attuali in classifica, per cui c'è qualcuno che ad Ancona vuole magari buttare a mare tutto il lavoro svolto dalla società, però questo magari non ti riguarda, però sappilo che è così. Quindi purtroppo a San Benedetto è così, ma non solo per i giornali, magari c'è sempre qualcuno che cerca di remare un po' contro l'ambiente, soprattutto se i risultati non sono quelli che sperati. Quindi, l'ultima domanda: i tuoi progetti per il futuro, quindi portare avanti questa associazione, questo progetto, quindi però non diventare allenatore, di prime squadre o fare il corso che fanno tutti, no. No, io sono un allenatore di. Aspetta che non ti vedo più. Ok. Sono un allenatore di. Praticamente svolgo individual o semi-individual perché al massimo sei gruppi di 6 ragazzi. E Ok, quindi è una cosa un po'. non mi interessa diventare allenatore perché secondo me attraverso questa metodologia, che è anche un po' nuova, perché comunque io faccio anche simulazioni, faccio fare esercizi che vanno a toccare appunto quelle corde di cui ho parlato prima, riesco di più a, diciamo, a incidere, a interagire con i ragazzi, a tirare fuori il loro potenziale più profondamente. Ok, quindi chiarissimo, non ti vedremo sulla panchina di qualche squadra professionistica, salvo ripensamenti. Ti faccio quindi un grande in bocca al lupo, Davide, io ti ringrazio per la cortesia e la disponibilità, ti faccio un grande in bocca al lupo perché Grazie veramente è un progetto il tuo innovativo e particolare, magari ti continueremo a seguire, vediamo come evolverà il tutto. a te. Se vuoi fare un saluto ai Grazie tifosi della Samb, così concludiamo la a te, Mauro. nostra chiacchierata. Stavo appunto dicendo questo, che avevo piacere a salutare tutti i tifosi della Samb che continuo a portare nel cuore perché comunque mi hanno regalato delle emozioni indimenticabili nel momento in cui appunto magari segnavo e sentire quell'urlo, ne parlavo ieri con i miei ragazzi, insomma, è qualcosa che lascia il segno per tutta la vita. Diciamo che qualche volta probabilmente quando stai giù di morale ti vai a vedere i video dei gol Sì. e ti passa il boato contro l'Ancona, sicuramente ti dà un po' di carica. Va bene, Assolutamente. Davide, grazie di nuovo e in bocca al lupo ancora. Ciao.
Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao Maurizio. Ciao, ciao, ciao.